200 ceramiche ripercorrono gli usi e i costumi del bere dall'antichità classica fino ad oggi. Gioia di Beer è il titolo della nuova mostra al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza che ha inaugurato venerdì 26 novembre. L'esposizione, realizzata in collaborazione con l'Università di Bologna e l'ISIE di Faenza, è dedicata alle ceramiche da vino e da acqua. Quattro sezioni, dal mondo greco al medioevo, dalla matrice barocca del XVI e XVII secolo al design del XXI secolo. La mostra delinea le caratteristiche dei recipienti ceramici per il vino e per l'acqua dall'antichità classica al design del XX e XXI secolo attraverso circa 200 ceramiche appartenenti alle collezioni del MIC e provenienti in parte anche dai depositi, quindi è possibile visitare, vedere anche manufatti normalmente non esposti al pubblico. Quindi si tratta di un lungo viaggio di oltre 3.000 anni all'insegna della convivialità e che permette, che ha l'obiettivo di focalizzare gli aspetti legati appunto alle ceramiche da bere, per bere, e per notare i punti di contatto ma anche quelli di originalità sviluppati dalle varie culture e dalle varie epoche. La parte antica su che cosa si è voluta focalizzare in particolare? Si fa riferimento al banchetto, che è il luogo per eccellenza nel quale il vino viene consumato, si facendo anche agli ambienti pubblici nei quali il vino viene consumato, soprattutto in epoca romana, e quindi da un consumo che è elitario e rappresentativo delle aristocrazie, soprattutto greche ed etrusche, si arriva poi ad un uso più generalizzato. Sono vasi che spesso hanno, appunto, dicevo, delle decorazioni, delle immagini che rappresentano i banchetti o i miti che fanno chiaro riferimento all'elite, all'aristocrazia, ma che possono avere anche delle scritte che invece ci parlano della commercializzazione, del luogo in cui l'anfora nello specifico viene prodotta e quindi anche dove si trovava, ci aiutano a capire dove si trovava il fundus, l'appezzamento di terreno nel quale viene coltivata la vite e viene prodotto il vino. Siamo nella sezione dedicata al Medioevo, dal Medioevo al XVIII secolo, cosa ci raccontano queste produzioni in base appunto ai costumi dei vari popoli? In questo capitolo dell'esposizione si attesta l'ampia diffusione del boccale come recipiente per i liquidi e si può vedere appunto la sua evoluzione dal punto di vista sia formale che decorativo nei vari secoli e nei vari contesti territoriali. Poi nel corso del Cinquecento, accanto alla forma tradizionale del boccale, si affermano manufatti più articolati e elaborati che riflettono l'apprezzamento e il gusto dell'epoca per vasellame dalle fogge curiose e bizzarre che documentano appunto il gusto tipico dell'epoca per l'ilarità, lo scherzo e il gioco. Nello specifico sono in mostra una serie di materiali che hanno appunto nel gusto per il gioco e lo scherzo il suo aspetto connotante, che sono le coppe ad inganno e i boccali ad inganno che prendono anche il nome di Bevi se puoi. Questa tipologia di manufatti si caratterizza appunto per la presenza di finti beccucci, di condotti nascosti, di aperture segrete che avevano proprio la funzione di complicare l'azione del bere e quindi di creare ilarità a tavola durante il banchetto. Siamo nella sezione popolare, che cosa ci raccontano queste ceramiche? Sicuramente in questa sezione sono esposte ceramiche meno sontuose rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza, ma che testimoniano le esigenze quotidiane di società umili e contadine attraverso un'ampia varietà di tipologie di recipienti per i liquidi. Il boccale, che continua comunque la sua fortuna per la mescita del vino e dell'acqua a tavola, in cucina e in osteria. Gli orci per la conservazione dei liquidi, soprattutto del vino, oppure le fiasche che venivano utilizzate per il trasporto sempre del vino e dell'acqua, ad esempio dai contadini durante il loro lavoro nei campi, ed erano muniti di robusti manici, anse passacorda, che favorivano appunto questo trasporto. L'epoca moderna, l'epoca contemporanea, che cosa ci racconta? Sì, questa sezione è una sezione che cerca di calare il tema generale della mostra nella ceramica, nella ricerca del XX e del XXI secolo. Le forme si riaggiornano, troviamo anche degli echi della tradizione vascolare sia di epoca popolare ma anche più antica, come della Roma antica. In autori come Andrea Anastasio con la collezione Volpedo
riprendono proprio questa densità della ceramica popolare, reinterpretandola, connettendola con anche la gestualità del lavoro, della fatica contadina. O anche forma fantasma che si rifanno alla sedimentazione culturale, formale e anche dei colori dell'antica Roma, riprendendo dei piccoli versatori che ritornano però con una tensione contemporanea del tutto nuova.